Buongiorno a tutti. Oggi parliamo con Dario Missaglia, che è il presidente dell'associazione professionale Proteo Fare Sapere. Perché parliamo con lui? Perché nella mattinata del 7 di giugno la sua associazione Proteo Fare Sapere, insieme con altre tre importanti associazioni professionali della scuola, e cioè con il CIDI, il Movimento di Cooperazione Educativa, e l'AIMC, Associazione Italiana Maestri Cattolici, hanno organizzato una conferenza stampa per presentare una importante iniziativa che si intitola La scuola si riprende la parola. Di che cosa si tratta? Adesso ne parleremo. A questa conferenza stampa di questa mattina erano presenti anche i rappresentanti delle tre organizzazioni sindacali confederali che sono state invitate appunto dalle associazioni all'evento. Sentiamo quindi dalla voce di Dario Missaglia che cosa è successo esattamente durante la conferenza stampa della mattina del 7 e soprattutto vediamo di capire che cosa succederà di qui in avanti, perché adesso ormai l'anno scolastico si sta finendo, presumiamo che l'attività riprenderà poi a settembre e vedremo come. Allora, senti Dario, intanto la prima domanda che mi corre l'obbligo di farti è proprio sul titolo. La vostra iniziativa si intitola La scuola si riprende la parola. Ma perché si riprende la parola? Cos'è successo secondo voi in questi anni? Che la scuola ha parlato poco? È successo in questi anni che la scuola ha perso la parola. Parlo di scuola come comunità, come luogo di partecipazione. Beh, la scuola purtroppo a partire dai primi anni 2000 ha vissuto progressivamente un processo analogo, intendiamoci, a quello della società, un processo di frammentazione, di separazione, di individualismo. Noi sappiamo che per storia e tradizione la dimensione individualistica del lavoro docente ha una lunga storia, ma dopo il 2000, per effetto proprio del modello sociale, secondo me, che caratterizza la nostra società, quindi questa fortissima spinta alla competizione individuale, quindi alla frammentazione, all'individualismo, ha accentuato questo aspetto, facendo anche venir meno progressivamente il valore di quella partecipazione che è stata invece per tanti anni una caratteristica della scuola pubblica. Quindi, in un certo senso, la scuola, proprio come comunità, come insieme di persone, ha perso sicuramente la parola. Ecco, noi, l'iniziativa che abbiamo messo in campo insieme alla CIDI, all'MCE e all'AIMC, è proprio quella di ricostruire le condizioni perché la scuola, quindi le persone che vi lavorano, riprendano la parola e la riprendano proprio dal loro punto di vista, cioè rimettendo al centro il lavoro degli insegnanti in primo luogo. Ecco, ma su quali temi allora, secondo voi, secondo te in particolare, la scuola oggi dovrebbe riprendere a parlare? Da dove dovremmo ricominciare nella scuola? Intanto dalle risorse che sono a disposizione e che man mano sono state, diciamo così, lasciate sullo sfondo. Mi riferisco proprio alla conquista, perché di questo si è trattato, di quell'autonomia scolastica conquistata prima con la legge 59, poi con il DPR 275, ma che in larga parte sono rimaste sulla carta, per una serie di responsabilità. Per quella deriva sociale a cui facevo riferimento, per la sollecitazione e la spinta dei diversi governi e ministri a un'idea manageriale della gestione della scuola, quindi tutta centrata sul ruolo pressoché esclusivo del dirigente, un ruolo subalterno degli insegnanti, a una crisi quindi del lavoro collegiale, di cooperazione, di collaborazione tra gli insegnanti stessi, quindi una loro dimensione sempre più individualistica. Quindi, ecco, riprendersi invece quello strumento a disposizione. Senti Dario, molti sostengono, come tu ben sai, che l'autonomia scolastica di per sé
quasi l'equivalente di scuola manageriale, di scuola aziendalista. Ecco, se, da quello che tu invece dici, mi pare di capire che secondo te, secondo voi, secondo le vostre associazioni, si può coniugare l'autonomia scolastica con le pratiche cooperative, con le pratiche della condivisione. È così? Capisco bene? Assolutamente sì, la deriva manageriale è stata proprio, come dire, una deviazione favorita da quel modello sociale cui facevo riferimento e che ha trovato nella scuola un tentativo forte di attuazione, sollecitata dal mondo delle imprese, anche sollecitata, se vogliamo, da una deriva politica. Basti vedere, in analogia, tu pensa all'idea dei partiti. Nati come organizzazioni popolari e pedagogiche e diventate strada facendo organizzazioni del leader. Ecco, ma l'autonomia è anche quello che sta scritto dentro il DPR 275, cioè dentro il regolamento sulla autonomia, che, come dire, dà veramente molti spazi alla scuola anche proprio nella direzione della cooperazione. Per esempio, non dimentichiamo le reti di scuole, che sono addirittura una modalità di cooperazione fra le scuole, che forse potrebbero essere proprio un po' l'antidoto alla competizione. Ecco, su questo tu pensi che si debba ancora lavorare molto? No, ma aggiungo, secondo me, in quel DPR, in quell'idea di autonomia che è didattica, organizzativa, gestionale, c'è proprio una cultura professionale che non è stata colta e valorizzata e che soprattutto non è stata assunta dagli insegnanti come valore collettivo. Questo è il punto, cioè è bene che sarà importante che gli insegnanti riprendano consapevolezza del ruolo indispensabile che loro hanno all'interno della scuola. Un buon dirigente, per carità, se c'è, è un'ottima risorsa, può aiutare sicuramente a una istituzione scolastica a evolvere in positivo, ma senza una dimensione collettiva, collegiale, collaborativa di chi lavora nella scuola, non c'è possibilità di cambiamento. C'è un problema di riprendersi la parola, il ruolo, se vogliamo anche il potere all'interno della scuola. E questo è il messaggio di fondo che mandano le quattro associazioni. L'elemento di novità è che, se ci pensiamo, questa cosa accade per la prima volta dal dopoguerra ad oggi, come proposta di tutte le associazioni professionali Certo. della scuola. Questo è un elemento di novità. A questo proposito, però, mi permetto di fare una osservazione. Durante gli anni 70, che sono gli anni da cui arriviamo noi, tu, io e tanti altri, dal punto di vista professionale, il ruolo e il peso delle associazioni era ben altro, almeno questa è la mia percezione, non so se è anche la tua. Come mai, secondo te, con il passare dei decenni, le associazioni hanno perso un po' questo smalto, anche questa capacità propulsiva, direi? È successo che le associazioni, come dire, sono state dentro quel processo di trasformazione della società a cui abbiamo fatto riferimento. Cioè, nessuno ignora, da dove provengano le associazioni professionali storiche della scuola, no? Sono tutte figlie della stagione che tu richiamavi, cioè dei due grandi partiti, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, che al loro interno, in diverse anime e forme, però avevano dato vita a, come dire, un investimento forte sul tema della scuola. Beh, i cattolici, lo sappiamo tutti, l'Associazione Italiana Maestri Cattolici era una potenza anche elettorale, parlamentare, aveva figure di grandissimo prestigio. Il Partito Comunista, dopo tante incertezze, alla fine, capisce l'importanza della scuola. Investe su questo, nasce Riforma della Scuola, il gruppo degli intellettuali che l'hanno sostenuta e che da allora, dagli anni 60, da Dina Bertoni Iovine in su, caratterizzerà moltissimo. Ora, la scomparsa di quei partiti ha prodotto anche un effetto, ovviamente, su queste associazioni.
Ecco, senti, questo tema voi lo analizzate bene all'interno del documento che avete predisposto e che è un po' alla base del lavoro che adesso state iniziando. Ecco, e voi parlate proprio anche della figura professionale dell'insegnante e della sua professionalità più in generale. Ecco, quali sono le linee direttrici di questa vostra riflessione? Cioè, ci vuoi dire due o tre punti che a tuo parere caratterizzano il documento su questo punto? Sì, mi pare che il documento aiuti a far capire qual è la frontiera sulla quale si potrà sviluppare il movimento associativo, ciascuno con la propria identità, intendiamoci. E la dico così per brevità. L'insegnante si trova almeno di fronte a tre dimensioni della propria attività. La prima di ordine amministrativo, è un dipendente dello Stato, come tale è soggetto a una normativa. È quella che conosciamo, ingombrante, pesante, sicuramente da rendere più leggera, più moderna, più praticabile. La seconda è una dimensione contrattuale, c'è un contratto nazionale che de determina il prestigio, diciamo, anche che la professione riceve da chi la dovrebbe rappresentare istituzionalmente. E dovrebbe assicurare alle scuole, agli insegnanti stesso, gli strumenti per poter agire la propria professionalità. E abbiamo detto anche su questo quanto c'è da lavorare. Ma c'è una terza dimensione. Questa non la occupa né l'amministrazione né il sindacato. Ed è quella però che in larga parte è il cuore del mestiere dell'insegnante, cioè che chi e che cosa regola il suo rapporto con il soggetto che apprende. Chi e che cosa regola il rapporto tra lui e i suoi colleghi al di là delle sedi formali? Ok? Quella dimensione lì di lavoro, di collaborazione, chi la regola? Una cultura professionale, nient'altro. È Certo. quella, è la crescita di quella cultura che può far capire come affrontare l'atteggiamento nei confronti dei ragazzi. E come affrontare l'atteggiamento nei confronti dei colleghi? Se non cresce questa cultura e ti appiattisci solo su quella amministrativa o contrattuale, resta la situazione che conosciamo. Si parla di autonomia, ma quando si parla di autonomia, il pensiero un po' di tutti noi va anche al tema dell'autonomia differenziata. Ecco, come vi ponete voi rispetto a questo problema? Quindi, che cosa pensate e come pensate che si possa lavorare su questo? Guarda, lì il documento è proprio, direi, chiarissimo, insomma, non lascia margine di ambiguità. Il no all'autonomia differenziata è motivato su due sostanziali ragioni. Uno, l'autonomia differenziata non risolverà, anzi, accentuerà i divari territoriali e le diseguaglianze tra i territori. Le accentuerà perché è fondato su una logica localistica, egoistica. Qualcuno l'ha chiamato la secessione dei ricchi, ma insomma è chiarissimo che il disegno non a caso nasce dalle regioni che posseggono la quota più alta di reddito. E quindi la prima ragione è questa. La seconda è che la scuola, lo ha ricordato molto bene anche il Presidente della Repubblica il 27 maggio a Barbiana, nasce nel dopoguerra con un compito fondamentale, che è proprio quello di riunire il paese, riunificarlo, di costruire processi di identità nazionale, di costruire un civismo nazionale, una cultura della responsabilità, della partecipazione democratica. Ora, questo compito non può essere affidato a nessun campanile, qualunque sia il colore che abbia. Questo deve rimanere una funzione insostituibile dello Stato. Il documento dice che non basta dire no all'autonomia differenziata. Va riaperto un canale di comunicazione col territorio, con la società, perché o la scuola recupera, lo diceva già Dewey, tu sai, negli anni 50, o la scuola recupera questo rapporto forte con i processi di democrazia della società, oppure muore.
Bene, e detto tutto ciò, per settembre che programmi avete? Come intendete riprendere la vostra attività nel mese di settembre? Cosa volete fare con le scuole e dentro le scuole? Allora, progetteremo per, immagino, la fine di settembre, insomma, subito dopo quella fase iniziale in cui si completano gli organici e le operazioni del personale, una grande assemblea nazionale, questa volta in presenza e partecipata da i nostri quadri migliori, diciamo, di tutta Italia, per rilanciare a quel punto il processo. Processo che partirà poi attraverso tante iniziative territoriali, perché l'obiettivo è appunto non è fare soltanto una cosa che vive nei documenti nazionali, ma un percorso, un processo partecipativo che parta dalle scuole ed esca dalle scuole. Anche perché non dimentichiamo il rapporto scuola-territorio è assolutamente fondamentale. Quest'anno ricorrono i 100 anni dalla nascita di Bruno Ciari. Bruno Ciari è stato uno dei pedagogisti, degli educatori che più di altri proprio negli anni 50, 50 poi 60 aveva lavorato proprio su questo terreno. Quindi è un tema che va assolutamente tenuto in considerazione e sul quale bisogna lavorare. Assolutamente sì, noi siamo proprio 4 anni fa, ha ripreso la sua marcia partendo da Certaldo, cioè da Bruno Ciari e dalle sue idee, dalle sue proposte, dalla sua testimonianza. Il centenario aiuterà sicuramente a valorizzarne ancora il pensiero. Non dimentichiamoci che sarà anche il 50° degli organi collegiali.